Questa settimana Max Payne ha compiuto 15 anni e per celebrare una delle serie action più calde e influenti dei videogiochi abbiamo deciso di fare un lungo viaggio indietro nel tempo. Per la precisione fino al 1996, l'anno in cui un team finlandese stava muovendo i primi passi verso il successo. Dopo aver esordito con un gioco di corse arcade dal titolo Death Rally, ai ragazzi di Remedy Entertainment non bastava imbarcarsi in una nuova impresa. L'idea del team era infatti quella di lavorare a ben 3 giochi in contemporanea. Apogee, il publisher che aveva finanziato Death Rally e che si era appena trasformato in 3D Realms, non poteva però accettare una proposta tanto ambiziosa da parte di un piccolo team. Così si decise di realizzare solo Dark Justice, che in seguito venne rinominato Max Heat. Si trattava di uno sparatutto con visuale isometrica sullo stile di Loaded, che nei piani della compagnia doveva replicare il successo di Duke Nukem. La scelta del titolo fu però uno dei primi scogli da superare, tanto che 3D Realms non si fece scrupoli a gettare al vento ben $20,000 di brevetti quando Remedy propose di cambiare il cognome del protagonista. Fu il primo passo per la creazione di Max Payne. Cavalcando il successo di Tomb Raider, anche il sistema di gioco venne modificato. Max Payne divenne così uno sparatutto in terza persona, che ricalcava parte delle meccaniche tipiche di Tomb Raider, senza però andare a pescare in elementi distintivi come le mosse acrobatiche, la capacità di nuotare e la sua terribile telecamera in terza persona. Il personaggio che doveva muoversi all'interno del gioco fu invece sviluppato da Sam Lake, scrittore finlandese che portò nella storia molti rimandi al cinema action di Hong Kong, ai film noir e alle graphic novel. Gli stessi intermezzi narrativi vennero così realizzati a fumetti per non intaccare troppo il già ristretto budget a disposizione e consentire modifiche rapide alla trama. Lake introdusse anche molti riferimenti alla mitologia norrena. La tempesta di neve che accompagna gli eventi ambientati a New York, per esempio, è un chiaro richiamo al Fimbulvetr, l'epico inverno che nei miti nordici precede il Ragnarok e la fine del mondo. Curioso il fatto che sia stato lo stesso Sam Lake a dare le fattezze a Max Payne, sia nelle sequenze di gameplay che nel corso degli scatti alla base delle vignette narrative. Le poche risorse a disposizione costrinsero infatti gli sviluppatori a fare di necessità virtù, e così molti personaggi sono finiti per essere modellati sulla base di amici e familiari dei 10 membri del team. Ma Max Payne non è diventato famoso solo per il carisma del suo protagonista. Uno degli elementi più caratteristici del sistema di gioco è l'introduzione del bullet time, ovvero una particolare tecnica di slow motion che è diventata popolare nel 1999 con l'arrivo al cinema di Matrix. Max Payne sarebbe uscito solo 2 anni dopo, ma a differenza di quanto si potrebbe pensare, lo slow motion era presente fin dalle prime versioni del gioco. Prima sotto forma di uccisioni al rallentatore, poi di quegli spari rallentati che hanno fatto la fortuna del brand e che in seguito hanno trovato spazio in molti altri giochi d'azione. Così, quando Max Payne arrivò nei negozi nel luglio del 2001, il successo fu straordinario. La critica era entusiasta e il titolo ricevette numerosi premi, compreso il BAFTA, come miglior gioco dell'anno. Take-Two Interactive sborsò oltre $10 milioni per accaparrarsi la proprietà intellettuale e commissionò subito un seguito a Remedy, che si concretizzò già nel 2003. Max Payne 2, The Fall of Max Payne, riuscì a migliorare gran parte delle meccaniche del gioco e introdusse la possibilità di controllare un secondo personaggio, ovvero la femme fatale Mona Sachs. Lake fu poi felice di cedere finalmente il ruolo di Max Payne a un professionista, l'attore Timothy Gibbs. Nello stesso anno uscì anche un porting del primo capitolo per Game Boy Advance, curato da Mobius Entertainment, e fu annunciato l'accordo con la Fox per un adattamento cinematografico. Il film uscì nel 2008 e, nonostante le pessime recensioni, al botteghino incassò la bellezza di $85 milioni. La trilogia si è conclusa infine nel 2012 con l'uscita di Max Payne 3. Visto che Remedy era impegnata con Alan Wake, lo sviluppo dell'ultimo capitolo fu affidato a Rockstar Vancouver, che implementò quella modalità multiplayer a cui il team finlandese aveva sempre rinunciato per motivi di budget. Per la terza volta consecutiva, Max prese poi le sue fattezze di un attore diverso e questa volta il ruolo toccò a James McCaffrey, lo storico doppiatore del poliziotto newyorkese. Nonostante qualche polemica dei fan, anche Max Payne 3 è stato un successo e ha portato la serie a superare i 10 milioni di copie vendute. Purtroppo al momento Max Payne non sembra avere un futuro nel mondo dei videogiochi.
A noi però non dispiacerebbe vedere un nuovo capitolo di una delle serie che ha cambiato il genere degli sparatutto in terza persona. E a voi piacerebbe un ritorno in grande stile di Max? Fatecelo sapere nei commenti al video.